Bentrovati appassionati di calcio a 5, questa settimana facciamo 13, nel senso che è la puntata numero 13 di questa stagione con la rassegna del calcio a 5. Vi parleremo di Serie A, dalla Serie A fino alla Serie D, con servizi, approfondimenti e tanto altro. A tra poco. Come di consueto partiamo dalla Serie A e da una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca per l'Axad Group Latina in casa contro l'Acqua e Sapone. Nerazzurri partiti molto bene, che sono poi però calati alla distanza. Ne ha approfittato la formazione ospite, che è riuscita nella rimonta ed è riuscita alla fine ad aggiudicarsi l'intera posta in palio. Ora la pausa dovuta alla partecipazione all'Europeo da parte della nazionale del CT Menichelli, nazionale, lo ricordiamo, campione in carica. Ma vediamo la situazione di classifica. Il Pescara conduce a quota 33, a due lunghezze l'Asti, a tre lunghezze il Real Rieti, Acqua e Sapone 28, Montesilvano 26, Caos Futsal 24, Carle Sport Cogianco 23, e poi c'è Latina 22, Luparense 18, Corigliano 13, Lollo Caffè Napoli 10, Lazio 9 punti. Naturalmente fuori classifica ormai il San Vincenzo Cosenza. Per quanto riguarda il match che ha visto protagonisti in nerazzurri, andiamo a vedere il servizio confezionato per noi da Davide Mancini e Matteo Arena. Amici di Mondo Futsal, buonasera e benvenuti al Pala Bianchini, sesta gara di ritorno del campionato di Serie A. Di fronte l'Axad Group Latina e l'Acqua e Sapone, siamo pronti per l'inizio di Axad Group Acqua e Sapone Montesilvano. Si comincia, Murillo. Dietro per Paulinho, si gira bene Paulinho, supera Landucci e poi mette fuori, esce dal blocco Jonas Sidney da destra, va a ingaggiare il duello con Corso. La finta di Sidney, spara con il destro, Landucci in due tempi, fa suo il pallone, giro palla della Latina, Arnaldo, Battistoni, se ne va lui, Battistoni, libera Caio, in area di rigore, dietro per Battistoni, sfuma la chance della Latina, Arnaldo Pereira, poi Battistoni, ancora lui, si accetta Battistoni, dietro per Arnaldo Pereira, Mammarella, ci mette una pezza, attacca l'Acqua e Sapone da sinistra con Coco e va a puntare Terenzi, occhi negli occhi, lo sfida, prova la sterzata, ancora Coco con il sinistro, Landucci, pallone per Battistoni che si inventa un euro gol, vantaggio Latina, il sinistro magico di Battistoni che porta avanti l'Axad Group 1-0 con il gol di Battistoni. L'Acqua e Sapone risponde con Jonas che spara con il destro, il diagonale di un soffio al lato, vediamo se è per lui, è così, porca con il destro, la deviazione, la rincorsa di Coco, Coco con il destro, Landucci respinge velocemente, l'Acqua e Sapone cerca una soluzione, la trova in Cesanoni da sinistra, Murillo, l'1-2 che passa, poi la conclusione, Landucci costretto a tornare sui propri passi, quindi Borca Blanco per Caio, bel diagonale, Mammarella respinge, parte il contropiede dell'Acqua e Sapone con Jonas, la finta, Jonas fa con il destro, Landucci in due tempi, Battistoni porta palla, Borca Blanco, bene per Arnaldo, solo davanti a Mammarella che gli chiude la strada, contro Arnaldo Pereira, dentro percorso, lascia passare per Borca Blanco, buona transizione Latina con Arnaldo, dentro per Battistoni che sbaglia da pochi passi dell'Acqua e Sapone, Mimi Corso intercetta, se ne va, attenzione Battistoni, il 2 contro 1, Corso la mette dentro per il raddoppio della Latina, il gol di Corso, 2-0, ottima la ripartenza dell'Axel Group per Sidney. Avanza, attenzione Sidney, Landucci si supera, grandissimo Landucci, prodigio, serve Corso, attenzione al 2 contro 1 della Latina che va con Avellino, la destra Avellino, Avellino di tacco per Avellino, se ne va Arnaldo, è solo davanti a Mammarella, ha
Arnaldo, Arnaldo! Corso, la sterzata di Corso che poi libera bene Terenzi sulla sua verticale. Ancora Terenzi, ottimo corso per Terenzi! Transizione fantastica del Latina che va sul 3-0. Schiocchetto, potere movimento questo finale per la questa buona conclusione vincente da parte di Jonas che trova il varco giusto per colpire. Ancora Corso, si muove Battistoni, l'errore, attenzione a Murillo su Caio, la conclusione e il pallone che termina al lato di un soffio con Jonas che trae di rigore, bravissimo Battistoni, poi Sintri, la conclusione e c'è il gol improvviso da parte di Sintri e gli sbarra la strada. Quindi ancora Corso, su di lui Jonas, il pallone ottimo per Avellino che tenta il cucchiaio, Mammarella ci mette il corpo. Allarga a sinistra per Coco, il taglio ottimo di Memmi, Blanducci, la traversa, clamorosa occasione per la questa porta che continua a calciare ancora. Attenzione l'occasione per la questa pone, va a terra, c'è il secondo giallo per Avellino, rosso per il numero 20, Jonas per Caio, attenzione alla conclusione vincente da parte di Murillo che trova subito il gol del 3-3. Se ne va Battistoni con il sinistro, Mammarella rilancia Corso, prova a prendere il tappo a Paulinho che invece se ne va, Landucci da sinistra, prova a cambiare per Coco, per Sidney e questo è un gran gol da parte dell'Acqua e Sapone che trova il vantaggio. Attenzione a Maina, intercetta il pallone e poi spara sul fondo, può controllare Maina, Maina la finta, prova a passare, poi arriva Corso con il destro e la gran parata di Mammarella. Corso, Borca, Arnaldo, la chance per Arnaldo che fa con il sinistro, il pallone deviato per Arnaldo, per Battistoni che prova con il sinistro, poi Corso e il pallone che termina in fallo laterale. La sfida con il successo, il rimonta dell'Acqua e Sapone Montesilvano sull'Axet Group Latina che si era illusa nel primo tempo dopo essere stata sul 3-0. La formazione di Basile ha subito il grande recupero, la grande rimonta da parte della formazione in maglia verde, finisce con una sconfitta per l'Axel Group, tra gli applausi però del pubblico del Palabianchini. Per quanto riguarda la Serie B non è andata bene la trasferta della Virtus Fondi sull'ostico terreno della Virtus Palombara. 6-2 il risultato finale, padroni di casa trascinati da Eto'o. Per quanto riguarda i rosso-blu sono andati in rete Rios e Lauretti. Nel prossimo turno la compagine di mister Rosini affronterà al Palasport di Fondi il Lido di Ostia, reduce dalla sconfitta interna ad opera della capolista Capitolina Marconi. A tal proposito andiamo a vedere la classifica. Marconi a 35 punti, Ardenza Ciampino 20. Lido di Ostia e Feldieboli 24, Virtus Palombara 23, Orte 22, Isernia 21 e poi c'è la Virtus Fondi a quota 18. Seguono la brillante Torino a 14, Salerno 10, Saviano 9, chiude Campobasso a 6 punti. Ma anche per il girone B, per quanto riguarda il campionato di Serie B, abbiamo un commento, un'intervista realizzata e gentilmente concessa da Fondi Sal e da Luca Figuccio.
Per quanto riguarda la C1, solita convincente prestazione della Gymnastic Studio Fondi, che ha regolato in casa il Savio con il punteggio di 4-1. I ragazzi del presidente Biasillo occupano la terza posizione a ridosso delle due battistrada Mirafin e Ferentino, che hanno impattato tra loro nell'ultimo turno. Nella prossima gara la formazione di Mister Treglia renderà visita all'Ostica Vigor Perconti nel big match di giornata. Per quanto riguarda la classifica, abbiamo detto in testa Mirafin a 38, seguita da Ferentino 37, Fondi è lì a quota 36 e poi Vigor Perconti 30, Savio 27, Paliano 25, Albano 22, Rocca di Papa 21, Progetto Futsal 20, Velletri 17, Virtus Fenice 16, Atletico Anzio Lavigno 13 insieme al Gavignano, quota 0 per la Eagles Aprilia. Andiamo a vedere allora il servizio riguardante proprio la sfida della Gymnastic Studio Fondi contro il Savio nelle immagini realizzate dalla redazione di Fondi e da Oscar Macaro e Luca Napolitano.
Apriamo la panoramica sulla C2 partendo dal girone B e da un pareggio 2-2 per la Vigor Cisterna contro una combattiva Tor Tre Teste. Il risultato finale per gli uomini di Angeletti è dunque una divisione della posta, uomini di Angeletti che se la vedranno nel prossimo turno con lo Spinaceto 70, reduce dalla vittoria in trasferta sul campo della Honey. Andiamo a vedere la classifica, in testa Nord-Ovest a quota 42, Sporting Città di Fiumicino 37, Fortitudo Pomezia 33 e poi la Vigor Cisterna è a 26 punti insieme a Spinaceto 70, Tor Tre Teste 25, Fiumicino 1926 22, Honey e Generazione Calcetto a 20, Sporting Club Marconi e La Pisana a 18, 12 punti per Virtus Ostia, 10 per Eur Futsal, chiude a quota 6 la Roma Calcio a 5. Per il prossimo turno abbiamo detto della trasferta di Spinaceto per la Vigor Cisterna e poi c'è Virtus Ostia Eur Futsal, Sporting Città di Fiumicino Fiumicino, Tor Tre Teste Fortitudo Pomezia, Nord-Ovest contro Generazione Calcetto, Roma Calcio a 5 contro Honey, La Pisana Sporting Club Marconi. Nel girone C, brutta sconfitta per la United Aprilia, battuta 5-2 sul campo dell'Atletico Genzano. La compagine di Mister De Angelis vorrà subito riscattarsi a partire da sabato prossimo, quando ospiterà al Rosselli la Virtus Aniene, seconda in graduatoria, reduce dalla vittoria interna sulla History Roma. La classifica, Città di Colleferro 38, Virtus Aniene 37, Real Ciampino 32, Forte Colleferro 31 e poi lo United Aprilia è a 30 punti, 3 lunghezze di distacco sulla History Roma, 26 punti per il Città di Ciampino, 24 per il Penta Pomezia, 20 per l'Atletico Genzano, lo Sporting Club Palestrina è a 13, l'Atletico Marino e la Virtus Divino Amore a 12, il Pavona a 10 punti, chiude l'Airone a quota 3. Nel prossimo turno, come detto, lo United Aprilia ospiterà la Virtus Aniene. Gli altri incontri, Penta Pomezia Atletico Genzano, Virtus Divino Amore Atletico Marino, Real Ciampino Forte Colleferro, History Roma Airone, Città di Colleferro Pavona, Città di Ciampino Sporting Club Palestrina. Concludiamo la panoramica sulla C2 parlando del girone D e delle vittorie pesanti per le formazioni prime della classe, tutti successi in trasferta. L'FC Cisterna si impone 6-3 sul campo del Real Terracina, la Visfondi fa suo il big match di giornata sul terreno del DLF Formia e corsaro anche il Minturno in casa del Coriaceo Real Podgora. Vittorie interne per lo Sporting Giovani Risorse ai danni della Latri e dello Sport Country Gaeta sulla Fortitudo Terracina. 3 punti importanti anche per il Città di Marina Minturno sulla Connect e del Futsal Ceccano in casa del Fanalino di Coda Isola Liri. La classifica comanda la FC Cisterna 32, seguita una lunghezza da Minturno e Visfondi, 30 punti per Giovani Risorse, 26 per lo Sport Country Club. La Connect e il DLF seguono a 24, 23 punti per il Real Podgora, 22 per il Futsal Ceccano, 21 per la Latri. Città di Minturno Marina a 17, Real Terracina 12, Fortitudo Terracina 10, chiude l'Isola Liri a 4 punti. È il momento della Serie D e del girone unico, è il momento della marcia senza ostacoli della Virtus Latina Scalo che va a battere anche 6-2 il Faiti, pari tra Golfo Spinei e Atletico Sperlonga, mentre vince la Polisportiva Stella sull'Accademia Sport. Lo Sporting Terracina si impone sul Flora 92 e vittorie casalinghe arrivano per lo United Latina ai danni del Real Fondi e per il Monti Lepini sul Maranola. Corsare invece il Formia 1905 sul terreno dell'Atletico Rocca Massima e il Le Forna Ponza sul campo del Città di Pontinia. Vediamo la classifica. Al comando la Virtus Latina Scalo a quota 45, 10 lunghezze di distacco sullo Stella, 34 punti Atletico Sperlonga e poi un autentico divario con i Monti Lepini a 25. Lo Sporting Terracina a 24 insieme allo United Latina, 22 punti per Accademia Sport e Formia 1905, così come Real Fondi. Il Faiti, il Flora e il Golfo Spinei sono a 18, 16 punti per i Città di Pontinia, 14 per il Maranola, 12 per l'Atletico Rocca Massima, chiude Le Forna Mare a 10 punti. Nel prossimo turno la capolista andrà a far visita all'Accademia Sport, poi ci sarà Faiti Atletico Rocca Massima, Atletico Sperlonga Città di Pontinia, Formia 1905 Golfo Spinei, Le Forna Mare Monti Lepini, Marina Maranola Sporting Terracina, Real Fondi Stella e poi Flora 92 United Latina.
Termina così la 13ª puntata di Mondo Futsal. Naturalmente l'invito è a seguirci quotidianamente attraverso il sito mondofutsal.net e poi con le immagini fornite da youtube.com/mondofutsaltv. Naturalmente concludiamo con i ringraziamenti di rito, primo su tutti Marco Dell'Orco per la parte grafica e la regia e poi quanti hanno collaborato nella realizzazione dei servizi. Ovviamente il grazie più grande va a voi che continuate a seguirci tanto numerosi. E allora grazie e appuntamento alla prossima!